Quando una persona in Italia durante il fascismo riceveva la cartolina precetto che lo mandava in guerra, si presentavano diversi quesiti. Primo, per chi doveva fare la guerra? Rispondeva che la doveva fare per i fascisti, per un gruppo di persone che erano l'opposto della bontà o perlomeno dell'intelligenza e conducevano alla rovina l'Italia. Secondo, se anche lui era un collaboratore di questa tendenza. Egli rispondeva di sì, perché non aveva fatto nulla per opporsi ai fascisti. Davanti alle loro azioni era stato in dignitoso riserbo. Aveva contro di loro mormorato genericamente, parlato con franchezza solo tra amici fidati. Mai aveva fatto contro i fascisti azione chiara, mettendo in pericolo la vita. Terzo, se era meglio andare alla guerra e combattere a favore dei fascisti oppure non andarci e rimanere nel dignitoso riserbo. Si rispondeva che era meglio non andarci, che così almeno non favoriva la vittoria dei fascisti. Quarto, quale mezzo si poteva usare per non andare alla guerra? Pur avendo ricevuto la cartolina precetto che obbliga alla guerra. Si rispondeva che fare il disertore non era possibile a causa dell'efficace polizia e ben pochi giorni sarebbe rimasto disertore e rimanente in carcere o più facilmente nelle compagnie militari di disciplina. Allora, essendo proibito disertare, si doveva eludere il servizio militare attraverso le visite mediche, e cioè simulare malattie e riuscire simulando, e insieme cosa più importante del simulare facendosi raccomandare, a farsi dare ripetute licenze di convalescenza o anche la definitiva riforma. Io sono nato a Viareggio, in Piazza del Mercato, sopra la farmacia di mio padre. Ormai numerosi anni sono passati, nel 1910. Tutta la letteratura di Tobino si fonda sul conflitto, siano guerre vere e proprie o guerre interiori. Ogni guerra è segno di una follia, e la follia fa parte degli esseri umani, li nutre e di loro si nutre. Mario Pierippolito Tobino nasce a Viareggio il 16 gennaio 1910, secondogenito di quattro figli, in una famiglia borghese, con il padre farmacista e la madre benestante. È una generazione, la sua, che con le guerre ha dovuto fare più volte i conti. E guerra, follia, empatia verso le categorie più disagiate sono i temi che attraversano tutta la sua opera, ispirando la sua passione letteraria fin dagli esordi e la sua vocazione di medico dal volto umano. Lo si percepisce nettamente a Maggiano, la Magliano dei suoi libri, nei pressi di Lucca, oggi sede di una fondazione che porta il suo nome, un tempo casa di cura per malati di mente. Qui lo psichiatra Tobino sperimenta, accudisce, ascolta il male di vivere dei suoi pazienti, donne soprattutto, dando vita ad una vera e propria comunità. Qui le sue stanze, accanto alle stanze del delirio e della sofferenza, ci parlano ancora di lui come uomo, medico e scrittore. Lo zio è fin da giovanissimo, proprio ragazzo, perché mio padre mi raccontava che dormivano insieme e lo zio spesso la notte lo svegliava perché si metteva davanti allo specchio e recitava poesie, quindi proprio era innato in lui questo desiderio sia di recitare, sia poi lui stesso di scrivere. È giovanissimo, ha scritto le poesie, le mandava al Selvaggio. E l'emozione più straordinaria è stata quella poi di trovarsi una poesia pubblicata sul Selvaggio. Quindi fin dall'inizio lui ha sempre pensato di poter ricevere la gloria e la fama in peritura dalla letteratura e dalla poesia, che è stata la sua amante per tutta la vita. Io mi trovai
quando ero appena entrato nella facoltà di medicina, ad avere il permesso di mio zio di andare con lui a visitare, a fare la visita. Sicché lui era primario del reparto femminile, e entrammo nel reparto femminile, appena si aprì la porta e Tobino comparve, ecco che tutte le donne si alzarono dal letto, dalle sedie, da tutte le parti, gli corsero tutte intorno e ognuna raccontava di sé, molte raccontavano di deliri e lui per ognuna aveva la disponibilità completa a entrare nel loro mondo, ad arricchirlo, per cui per esempio io mi ricordo questo flash di lui che diceva a una di queste malate: ma certo, lei è una principessa, ora scende dallo scalone, i palafrenieri arrivano con le fiaccole. E queste restavano incantate. Incantate perché? Perché finalmente c'era una comunicazione con un essere umano. Attraverso la letteratura e l'uso della letteratura, poi è riuscito anche a trasmettere la sua umanità e la sua passione, il suo amore nei confronti dei suoi malati, che amorevolmente lui chiama i suoi matti. Mario Tobino è stata una presenza veramente atipica, particolare nella letteratura del Novecento, perché non la sua passione per la letteratura, il suo impegno di scrittore, non deriva proprio da una partecipazione fin da ragazzo alla società letteraria, ma deriva da una passione per la vita in tutte le sue forme, nella conflittualità, in tutte le direzioni che lui aveva vissuto, sia nell'esperienza della giovinezza passata sotto il fascismo, poi l'esperienza militare e poi soprattutto il lavoro di psichiatra, il rapporto con la follia. Era tutto questo, dava un aspetto fortemente conflittuale alla sua posizione sul mondo, legato però ad un amore fortissimo per la vita, ad una volontà di esprimersi, di dire, che nasce proprio dal fondo della sua vita giovanile, legata a tante letture, soprattutto letture di classici, ma non organizzata dentro un sistema della contemporanea società letteraria, a cui Tobino ha guardato spesso a distanza, con sospetto, e a cui si è accostato proprio molto tardi, molto più tardi rispetto alle sue prime esperienze letterarie. Io credo che Mario Tobino fosse molto legato alla estremità della condizione umana e quindi la ritrovava sia nella dimensione bellica sia nella dimensione psichiatrica relativa al suo lavoro. Era poi un uomo legato alle comunità, le comunità di marinai, di soldati, di folli. Era rimasto in fondo, lui lo diceva spesso, un ragazzo del piazzone, di questa piazza Medusa a Viareggio, dove lui giocava, lui figlio del farmacista, però giocava insieme ai bambini poveri. Non era povero lui, però in fondo amava questi ragazzi più poveri di lui e da quel momento ebbe sempre chiara in sé una vocazione popolare. Dall'adolescenza a 30 anni è stato come quelle fiamme che si vedono uscire dai tetti delle case di campagna, che hanno preso fuoco per il fieno che stipa tutto il piano superiore e lingue lambiscono il cielo notturno. Infatti il figlio del farmacista immaginò e immaginò. Sì, è anche l'essere stato solo. Non si ricorda egli quando ha cominciato a sognare, ma gli sembra di rivedercisi ancora ragazzo. Sogni rinchiusi, furenti. Scritto in terza persona da un narratore fittizio, il primo romanzo, Il figlio del farmacista, pubblicato nel 1938, è un autoritratto fin troppo esplicito. Medico in un manicomio che deve star dentro a fare la guardia ai cervelli dei matti, scrive di sé Tobino, ne riconosce l'infinita lezione. Quegli uomini e donne di ogni specie lo arricchiscono quotidianamente nel sapere e infine li considera amici. Quella accanto ai suoi matti, come chiama i suoi pazienti, è una guerra sommersa e silente tra le molte guerre del suo tempo. Una guerra condotta con i pochi strumenti di una psichiatria ancora pioneristica e sperimentale e con la sola vera arma di una grande umanità. Ma il primo conflitto in cui Mario si imbatte è la guerra di Libia.
Inviato al fronte libico nel giugno 1940, a 30 anni, il tenente medico Tobino vi resta per 17 mesi, fino all'ottobre 1941. Nel 1952, dopo una travagliata vicenda editoriale, vede la luce Il deserto della Libia. Il mio primo libro libero, lo definisce l'autore. Il primo che pubblica nell'Italia liberata. Tobino ha scritto Il deserto della Libia già nel periodo in cui l'Italia si era liberata dal fascismo, quindi sì, il suo primo libro nell'Italia libera. Eppure è comunque un libro che denuncia quella che era stata la terribile esperienza della guerra in Africa. Per giunta Tobino all'inizio del libro stesso dà una motivazione precisa del perché lui sia partito per andare come ufficiale medico in Libia. Ci saremmo aspettati da un uomo libero come lui, da un antifascista come lui, che non avesse accettato una guerra così dettata dal regime. Però lui ci dà delle motivazioni ben precise che riguardano il dovere nei confronti della patria. Se la patria chiama, comunque bisogna partire. I nostri soldati erano male armati. Precise e numerose artiglierie non li proteggevano. Avevano il fucile 1891. Le bombe contate a numero ed erano di latta e facevano assai rumore e poca morte. Le nostre mitragliatrici di continuo si inceppavano ed erano poche. Non avevano l'elmetto, sicché uscivano per la pattuglia col capo come nudo. Le loro scarpe erano di cuoio, sicché facevano rumore col terreno avvicinandosi ai nemici. I nostri soldati non erano stati istruiti né per la pattuglia né per ogni altra guerra. I comandanti che li guidavano erano nelle stesse condizioni. Nessuno aveva voglia di fare la guerra. Tutti desideravano con ardore ritornare a casa, rivedere l'Italia. Questa era l'unica preghiera e l'unica sincerità. Tutte le altre parole che a loro venivano pronunciate o che essi stessi dicevano o erano false o erano basse, e con tali parole non si può guardare la morte, cioè la guerra. I nostri soldati non avevano un nemico. Erano uomini che non riuscivano più a ragionare, non sapevano distinguere il vero dal falso, l'ignobile dal nobile. Avevano istinti e affetti. L'istinto di conservarsi, l'affetto per l'Italia, cioè la loro famiglia, la casa, il lavoro. Nella prima parte del libro, devo dire, vediamo una guerra che non c'è, praticamente, no? Perché ancora non era il momento degli attacchi effettivi sul campo, e per cui questi soldati italiani sono anche un po' spersi. E c'è tutto l'episodio di Oscar Pilli, dell'ufficiale che diventa comandante, no? All'interno dell'esercito, della pattuglia di Tobino, in cui Tobino dà dimostrazione subito della sua maestria nel raccontare la follia, perché Oscar Pilli era un personaggio decisamente al di sopra delle righe. Poi, successivamente, inizia invece la guerra terribile, la guerra delle morti, la guerra dell'uccisione di tanti giovani soldati senza motivo, di un'Italia assolutamente impreparata a una guerra del genere, di un'Italia il cui esercito era male equipaggiato. C'è l'episodio straordinario di Tobino che battezza il giovane soldato che arriva praticamente dissanguato. Questo giovane era un giovane emiliano e quando arriva nella barella davanti a Tobino, giovane ufficiale medico, il ragazzo gli chiede: dottore, sto morendo, vero? E Tobino risponde: sì. Cioè, senta, io sono emiliano, sa, da noi non usa fare il battesimo, a me la prego, mi battezzi per favore. Tobino manda a chiamare il frate che era con loro lì nell'esercito, e il frate si rifiuta ad andare perché arrivavano gli aeroplani che bombardavano. E allora Tobino si fa portare l'acqua
e battezza il giovane. Alla follia della guerra, Mario Tobino dedica 3 romanzi. Il deserto della Libia nel 1952, Il clandestino nel 62 e Tre amici nell'88. Il clandestino vince il premio Strega. Voglio dichiarare che mai premio è stato meglio meritato. Oggi Medusa è una celebre città balneare e se anche Piazza Grande è rimasta intatta, la città si è dilatata per ogni raggio, carica di alberghi, ville e palazzine. Le sue pinete, una volta dense di muscoso mistero, sono tentate e frugate da ogni genere di affari. Eppure, finita l'estate, gli ultimi forestieri scacciati da un fragoroso acquazzone, le vecchie usanze messe in sordina per la stagione, si ripresentano come se nulla fosse stato. E ci si accorge che Piazza Grande, anche se lontana dalla furia estiva, è sempre il fuoco degli autentici avvenimenti, che tra quelle linee di platani scorre la storia di Medusa. Il 25 luglio 1943, questa data che poi non significò più un giorno del calendario ma un imperioso richiamo alla fine e al principio di opposti periodi, alle 10:45 di sera, improvvisamente, mentre i bagnanti smemorati dalla guerra, sbalorditi dai raggi del sole, riposavano nelle stanze d'affitto, la radio annunciò che il fascismo, la dittatura, che da 20 anni sovrastava l'Italia, era caduto. Io partecipai a quegli avvenimenti. Fu un periodo bello, fu un periodo meraviglioso. Rinacque la solidarietà umana. Perché non dire la parola? La fraternità, la fedeltà a un'idea. Da tutte e due le parti ci fu questa passione. E quando poi venne la liberazione, cominciai a ripensare, a rivivere quel tempo, quei personaggi che avevo conosciuto, coi quali ero stato insieme. E veramente ricordavo sempre i miei amici morti. Mi sembrava che delle volte mi continuassero a parlare. E per questo che pensai di scrivere tutto questo. Il premio Strega è stato per lui un momento di grande gioia, di grande gloria, di grande importanza, praticamente ha segnato il culmine della sua carriera letteraria e con Il clandestino, che per giunta è un libro che lui ha scritto con grande fatica, perché Mario Tobino non è uno scrittore dell'immediatezza, è uno scrittore che impiega tantissimo tempo a elaborare e a poi a dare una stesura definitiva ai suoi libri. Parlando della vita in tutte le sue espressioni, la parola di Tobino non può non essere frantumata in fondo, no? C'ha una presentazione di momenti essenziali del vivere che fotografa, potremmo dire, volta per volta, no? E che interroga nella loro sostanza concreta, viva, vitale, e nell'energia che nasconde, nella passione del vivere legata a questa energia. Però a un certo punto cerca anche la scrittura narrativa, la scrittura romanzesca, e questo nel romanzo che ha avuto a suo tempo un notevole successo, Il clandestino, no? Che è un romanzo sulla resistenza, sulla propria partecipazione indiretta, tant'è vero che lui non si nomina con l'io autobiografico, no? Ma fa riferimento a un medico che partecipa alle vicende. Ecco, quello è un romanzo costruito con grande, intensa articolazione. E a questo si collegano però delle proiezioni narrative più ampie che sono presenti in tante altre opere di Tobino. Nei diari abbiamo tantissimi passi che riguardano il clandestino, che riguardano il libro sulla resistenza, che non è proprio sulla resistenza, ma è sul periodo
precedente, sulla preparazione, quindi è un momento di grande entusiasmo, no? Un momento in cui i grandi ideali di libertà vengono vissuti in maniera estremamente intensa per raggiungere questa semplicità di scrittura. Tobino ha impiegato tantissimo, ha scritto tantissimi foglietti, ogni tanto sui diari scrive: oggi sono arrivato al 4500 foglietto per il mio libro sulla Resistenza. Alcuni hanno rimproverato ai personaggi del clandestino, per esempio all'ammiraglio, di non essere melodrammatici, di non essere stati abbastanza eroicizzati, ma è precisamente il merito che si è riconosciuto nel libro di Tobino, quello di avere visto degli uomini, ciascuno nella loro particolare presenza umana. Non sono uomini al di sopra dell'uomo, ma sono uomini all'altezza dell'uomo. Molti anni dopo Il clandestino, nel 1988, Tobino pubblica Tre amici. È la sintesi dei suoi temi in una storia che contiene una profonda analisi morale e politica dei destini di una generazione, dei sogni, delle lotte, degli errori e delle delusioni che hanno segnato il passaggio tra la prima e la seconda metà del Novecento. Sono conosciuto per essere medico dei matti. Stato a tu per tu con loro. Vissi in un manicomio 40 anni. Prima in una sola stanzetta, poi me ne concessero un'altra. Avevo scritto Storie di mare, L'angelo dell'Iponard, sulla spiaggia al di là del molo. Avevo steso vicende politiche, bandiera nera e il clandestino, ma la mia tinta fu quella, medico dei matti. Gli aspetti più esterni stampano la nomea. Però quel che ci univa, il tizzone che bruciava torri, campi e me, era la politica. Questa la nostra croce infissa nel cuore. Il nostro segreto era quello, tre croci uguali, quasi per noi tempo di catacombe avessimo frequentato Gesù. Appena ci si incontrava, celere tra noi ricominciava il dialogo, l'immaginazione di un diverso mondo futuro. Eravamo simili a tonti religiosi, semplici le parole, ci si proponeva di essere pronti con le azioni per attuare la nostra folle speranza. Loro due diventarono medaglie d'oro, Turri per essere stato protagonista della guerra civile, Campi per non aver tradito. Io sono qui a tentare di tradurli con le parole. La dimensione autobiografica di tanti scritti di Tobino si collega naturalmente anche a uno sguardo partecipativo all'orizzonte politico contemporaneo, alle vicende degli ultimi anni del fascismo, della guerra, delle lotte politiche, della resistenza, del dopoguerra. E uno degli ultimi libri, è un libro di memorie, ma un libro di riflessione critica anche sulle contraddizioni delle vicende della sinistra, del mondo partigiano e di ciò che ne è rimasto dopo, Tre amici, che veramente è un libro che si dovrebbe raccomandare anche oggi come una sorta di autoriflessione critica sulle vicende della Resistenza e di ciò che dopo è accaduto nell'Italia, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale, no? Nelle vicende di rotture interne alla sinistra e nella persistenza dello stalinismo a cui Tobino e alcuni suoi amici che avevano partecipato alla Resistenza reagiscono. Mi iscrissi alla facoltà di medicina di Bologna con gli studenti, quelli del mio anno. Accadde che avevo capito, essendogli stato vicino mentre c'erano lezioni di Giacinto Viola ed altri, che c'erano un gruppetto che avevo capito che erano come me, non erano in amore, anzi odiavano la dittatura. Precisamente la dittatura fascista, vero? Che i giovani non sanno che cosa era, che grigio. E ecco che capii che c'era Aldo Cucchi, che poi fu stato comandato alla settima GAP, vero? A Bologna, un famoso partigiano,
Mario Pasi, che poi fu torturato dal tenente Carle, per il quale ho scritto delle poesie, meglio che ho potuto, e che c'è il monumento a Ravenna. E poi c'era uno che si chiama Bonetto, un certo Gianollo, anche un certo, un mio caro amico Gianollo. E allora ecco, ero un gruppetto, e un giorno che li incontrai, già ci eravamo scambiati qualche parola intorno ai banchi, qualche allusione, che incontrai in via Rizzoli, guardai, ci incrociammo, io e Cucchi, lo guardai e gli dissi: tu sei come me, sei contro il fascismo come me. Lui mi guardò e col suo coraggio, che poi diventò leggendario, mi disse sì. E nacque una fraterna amicizia. Di sicuro Mario Tobino aveva una passione smodata per l'amicizia, e questo lo portava ad una sorta di antifascismo viscerale, un antifascismo antropologico prima ancora che ideologico. Se noi pensiamo al ritratto di Mario Pasi, questo eroe della resistenza italiana, suo amico, pare evidente che in lui c'è questa adesione proprio all'emozione, ecco, che l'amico suscita in te, e questo in qualche modo lo proteggeva da ogni posizione precostituita, totalitaria, di qualsiasi tipo. L'amicizia e la condivisione degli ideali, gli amori, la capacità di immedesimazione e di dialogo con i più sofferenti, l'attitudine all'ascolto e alla partecipazione dettano le parole e le pagine a Mario Tobino, che vive a Maggiano accanto ai suoi pazienti. Quelle stanze e quelle mura circoscrivono il suo mondo senza modelli, popolato di passioni e di curiosità. Ho amato i segreti che covano nel cuore degli uomini e straripano rapidi in un sorriso appena si accorgono che qualcuno li capisce, scrive. Tra le ombre del male di vivere dei suoi pazienti, nella sua comunità ricreata tra deliri e follia, Tobino scrive tre libri indimenticabili, attingendo alla prosa secca ed essenziale delle cartelle cliniche. Per le antiche scale, premio Campiello nel 72, gli ultimi giorni di Magliano nell'82 e soprattutto Le libere donne di Magliano, il primo libro italiano sulla situazione nei manicomi, nel 1953. Questi matti sono ombre con le radici al di fuori della realtà, ma hanno la nostra immagine, anche se non precisa, mia e tua, o lettore. Ma quello che è più misterioso, domani potranno avere, guariti, la perfetta immagine, poi di nuovo tornare astratti, solo parole, soltanto deliri. Dunque è il nostro incerto equilibrio che pencola, e insuperbiamoci e insieme siamo umilissimi, che siamo soltanto uomini capaci delle opposte cose, uguali nel corso delle generazioni, alla rosa dei venti. La narrazione che Tobino fa della malattia mentale si svolge soprattutto nei tre libri dedicati direttamente alla sua vita di medico nell'ospedale di Maggiano, che poi lui designa leggermente modificando il nome, Magliano. Questa sua scrittura psichiatrica si collega direttamente con la sua osservazione del reale. È difficile fare riferimento a qualche modello, perché il modello della scrittura psichiatrica di Tobino è legato proprio al suo modo di disporsi nei confronti della realtà, il suo ascoltare che ricava addirittura, trova la poesia nei luoghi della sofferenza, dove scatta nel rapporto col singolo malato, no, il riconoscimento di qualcosa di autentico che la malattia copre, nasconde, manifesta nello stesso tempo. In fondo è dalla sua passione letteraria, dal suo modo di vivere la letteratura, che ricava proprio il modo di parlare di un'esperienza che per lui è un'esperienza quotidiana. Il manicomio è pieno di fiori, ma non si riesce a vederli. Fuori c'è la vita, la gioventù, la bellezza, la gioia che ride.
E qui mille matti rinchiusi, prigionieri dei loro deliri, sudati, sporchi, poveri. Tobino, nel momento in cui comincia a scrivere le schede delle sue pazienti, si accorge che queste schede avevano qualcosa di luminoso, qualcosa di letterario in senso profondo, perché queste schede in cui lui raccontava la storia di queste donne, in fondo avevano però una potenza fortissima. Pensiamo soltanto alla stanza delle alghe, dove venivano recluse le pazienti più agitate, come appunto lui le definiva. Ecco, quella descrizione di quella camera, di quella stanza delle alghe, è in fondo la descrizione del bosco biologico, dico io, cioè quel momento di oscurità che è presente in fondo in ogni essere umano. La capacità di Tobino di guardare la follia anche tenendo presente il suo mistero, pur essendo lui in fondo uno psichiatra, un medico, uno scienziato, però era affascinato dal mistero inquietante di queste donne che erano prese da un delirio irresistibile. Le libere donne di Magliano sono il frutto della rielaborazione di quelle che erano le cartelle cliniche che Tobino vergava di propria mano, aggiungendo quotidianamente le trasformazioni, i diversi progressi che le malate, perché Tobino è medico di donne, soprattutto è sempre stato primario del reparto femminile, ecco, che le malate avevano di volta in volta. Io non direi tanto che nelle libere donne c'è una scrittura lineare, perché le libere donne, nel loro stile, sembra quasi che cerchino di riprodurre quelli che erano le tensioni, i balbettii, le problematiche logiche delle malate stesse. Quindi in certi momenti si passa da questa tensione particolare ha senz'altro la descrizione della vita quotidiana che avveniva qui a Maggiano e quindi l'umanità, l'estrema umanità che vi era dentro questo luogo. Qui era un ambiente estremamente curato, era un momento in cui si cercava di far sì che l'ambiente che circondava i malati fosse proprio esteticamente bello. C'è una istanza di gioia sempre nell'opera di Tobino, che però è una gioia che si proietta, cresce, si approfondisce in rapporto proprio col dolore, con la sofferenza. Appena varco il cancello del manicomio non posso recidere. Non posso tagliare il dialogo che ho avuto per tutte le ore di servizio con i deliri, le allucinazioni, le strutture mentali. Mi continua più o meno il dialogo, è il mio mestiere, è vero. Si ripubblica Le libere donne di Magliano. Sono passati più di 10 anni dalla prima edizione. Il manicomio che fu scelto per occasionale teatro delle mie libere anime ancora si erge, monumentale bastione, nella pianura di Lucca. Scrissi questo libro per dimostrare che anche i matti sono creature degne d'amore. Il mio scopo fu ottenere che i malati fossero trattati meglio, meglio nutriti, meglio vestiti, si avesse maggiore sollecitudine per la loro vita spirituale, per la loro libertà. Non sottilizzai sulle parole. Se era meglio chiamare l'istituto manicomio oppure ospedale psichiatrico, usai le parole più rapide. Scrissi matti, come il popolo li chiama, invece di malati di mente. Correvo al mio scopo, tentai di richiamare l'attenzione dei sani su coloro che erano stati colpiti dalla follia. Tobino, nei riguardi della psichiatria, si è trovato per molto tempo, diciamo, contro gli psichiatri universitari, non dico tutti, ma una bella fetta, per i quali l'unica soluzione erano i farmaci, l'elettroshock e queste cose. E sull'altro versante, per esempio, c'è il professore Eugenio Borgna che dice che Tobino in fondo è un fenomenologo.
Allora io mi permetto di raccontare un piccolo episodio, perché una volta, parlando con mio zio, gli dissi: caro zio, ma tu sei un fenomenologo. E lui mi guardò con la faccia di dire: per Tobino, e lo dice esplicitamente, la cosa importante per chi fa lo psichiatra era quella di sapere osservare, di avere un'intuizione dell'altro e di saperlo amare. Questo è un modo di essere umano che hanno spesse volte alcune infermiere brave, alcune monache brave. Cioè non è specifico di una scuola. E la ragione di fondo per cui lui non apparteneva a nessuna scuola era fondamentalmente questo. Lui aveva un'idea dell'aiuto da dare ai malati mentali gravi basato sulla comunità. Ecco, il dialogo tra gli uomini, tra i malati o detti anche ex malati, gli infermieri e i medici. E così nacque la libertà dentro gli ospedali psichiatrici, giorno dopo giorno. Voleva dire questo, cioè capire e amare l'altro e consentirgli di esprimersi e al tempo stesso proteggerlo. Ed è mia sicurezza, il mio avvertimento, la mia convinzione che non si può essere psichiatra se non si vive coi cosiddetti malati di mente. Li si frequenta come amici, come compagni, come familiari. Allora davvero si comprende, si giudica, si può aiutare un malato di mente, si conosce la follia. Qui dietro di me c'è un quadro che rappresenta due malati. Siamo già nel periodo successivo alle libere donne, nel periodo in cui ormai lo psicofarmaco era usato abbondantemente, e a Maggiano viene applicata l'arte terapia. Quindi l'aiutare i malati a superare la loro crisi attraverso l'arte, attraverso la pittura, qua ci sono tutti i pennelli, e attraverso la lavorazione della ceramica, e qua c'è un quadro con un uomo e una donna che si abbracciano, perché con l'arrivo degli psicofarmaci torna la vita e torna l'affettività all'interno del manicomio. E quindi si vive una vita diversa, si ride, si gioca, i malati sono liberi. Tobino parte da un livello della psichiatria drammatico, cioè praticamente quando lui parte nel 38 non ci sono psicofarmaci, ci sono dei manicomi dove si ammucchiano le persone. Questa è la partenza, che è una partenza storicamente drammatica. Poi vengono fuori anche dei tentativi come l'elettroshock, eccetera, sui quali può darsi che lui in parte ci sia andato dietro, ma era piuttosto critico nei riguardi di questo, insomma, e altre cose. E una di quelle che continua a tutt'oggi è il dominio degli psicofarmaci. C'è una parte della psichiatria, devo dire, per quello che ne so io, maggioritaria, che spara psicofarmaci a tappeto. L'ascolto dell'altro è ridotto a pochino, in sostanza. L'ascolto dell'altro richiede tempo, come dice Tobino, disponibilità. E così fu una lieta notizia quando l'infermiere rispose al dottor Anselmo, assente da alcuni mesi dall'ospedale, che domandava di Bongi, quando l'infermiere, un po' titubante, rispose che il Bongi aveva chiuso gli occhi. Una bella notizia, perché non c'era stato certo dolore. Bongi era ormai nel celeste, abituato a essere lontano da noi, distante dalla pesantezza e superbia degli uomini. Parlava perfino già un'altra lingua. C'era stato soltanto da recidere quel suo gentile stelo, che per affabilità lui stesso aveva fino a quel momento nutrito. La morte, vecchio capitano, sa con chi tratta. Certamente si era presentata con un sorriso. Rimonta a bordo. Bongi, la giacchetta gettata su una spalla, aveva finalmente di nuovo attraversato la passerella. Per le antiche scale, in libreria nel 72, ispira anche un film che esce nel 1975, interpretato da Marcello Mastroianni e diretto da Mauro Bolognini.
Nello stesso periodo, la condizione dei pazienti psichiatrici, lasciata alle libere iniziative di medici di buona volontà, richiede norme e metodi condivisi. Nel 1978 viene varata la legge 180 sulla chiusura dei manicomi. Il mondo della psichiatria si divide e le cronache documentano la polemica tra Franco Basaglia e Mario Tobino. Lui aveva una grande stima di Basaglia e se si leggono gli scritti di Basaglia, Basaglia aveva una grande stima di Tobino. La stima si incrociava nel concetto di comunità. Basaglia, che conosceva l'inglese e da questo punto di vista era aggiornato, aveva introdotto la comunità terapeutica. Già questo fatto a Mario Tobino gli sembrava una cosa meravigliosa e quindi si sentivano in sintonia. Basaglia in fondo rimproverava a Tobino una posizione conservatrice rispetto al tema della follia e viceversa Tobino considerava Basaglia qualcuno che voleva ridurre ad un fenomeno sociale la schizofrenia, quindi erano su due posizioni contrapposte, però noi oggi vediamo che l'amore con cui Tobino guardava le sue pazienti, il modo in cui lui si avvicinava a questa comunità degli affetti, così questa è una definizione di Cesare Garboli sul manicomio di Tobino, ci fa capire che in fondo quella contrapposizione era una contrapposizione più politica che profonda. Si trattava di strategie diverse, quella basagliana e quella di Tobino, però entrambi avevano legato la loro vita ai folli, avevano sposato la loro vita con quella dei malati mentali. Tobino vive il momento, il periodo precedente all'approvazione della 180 con grande timore, con grande timore di quello che sarebbe potuto accadere, sempre pensando particolarmente ai suoi malati, ai malati che aveva qui e che qui erano vissuti da quando erano bambini e che quindi non avrebbero avuto più nessuno che li potesse accogliere a casa. Quindi era consapevole che al di fuori dell'ospedale per il momento non c'erano strutture adatte per accogliere questi che possiamo chiamare malati cronici. Ed era anche consapevole che chiudendo gli ospedali col 180, molti che erano abituati a andare e venire a seconda dei loro momenti di maggiore depressione, momenti di spaesamento, che rientravano, si curavano e poi uscivano e tornavano alla vita normale, non sarebbero più potuti essere accolti all'interno del manicomio. Dicono che la società ha prodotto la follia e la società se lo deve riprendere. Qual è questa società? Io so che uno schizofrenico, un vero malato, un malato schizofrenico che è imprevedibile quello che è per fare, può essere dolce, può essere innocente, sereno, può essere violento, può essere di estrema impudicizia, oppure può essere così incomprensibile sempre. Come può stare oggi in una casa, quando è veramente malato, in una casa specialmente delle città che sono degli alveari? La legge io non l'aspettavo, non credevo che venisse. Sinceramente, non pensavo che vincessero i novatori. Sono io stato lo sconfitto. Tobino ha sofferto tantissimo di fronte alla chiusura dell'ospedale, di fronte all'abbandono, al niente dei suoi matti, dei suoi malati, ma non tanto perché lui volesse tenere aperto il manicomio, ma perché ancora non vedeva nessuna possibilità di cura per loro al di fuori dell'ospedale. È la 180 il vero nemico e forse nella 180 c'è un certo numero di basagliani, per cui praticamente quello che succedeva negli ospedali psichiatrici era una specie di cerimoniale a quale partecipavano anche le persone ricoverate, in cui i vecchi psichiatri erano considerati servi dei padroni. Allo smarrimento seguito alla chiusura dei manicomi, Tobino dedica gli ultimi giorni di Magliano, che esce nel 1982. Dolorosa follia, ho udito la tua implacabile voce per tanti anni,
E quanto dolore ci fu tra queste mura. Adesso gli psicofarmaci ti hanno messo la maschera, ma io intravedo il tuo ghigno. Conosco la tua potenza e credo che per difenderci da te ci voglia proprio un luogo adatto per te. Si chiami manicomio, ospedale, pensione Miramare o pensione Miramonti. Un luogo che sia consapevole dei tuoi artigli. L'ultimo Tobino è un uomo segnato dall'amarezza. Lo scrittore muore improvvisamente ad Agrigento l'11 dicembre 1991, dopo aver ricevuto il premio Pirandello. Michele Zappella, neuropsichiatra e nipote, lo accompagna in quel viaggio. Ci chiediamo oggi cosa resti dello scrittore e del medico e soprattutto quanto le sue pagine ci parlino ancora. Possiamo chiederci che cosa resta oggi dell'esperienza di Tobino, di quanto ha scritto nella psichiatria e nella realtà del nostro paese. Beh, io ho l'impressione che il tentativo di cancellarlo c'è stato e probabilmente è stato anche un tentativo efficace. Non mi sembra che riguardi solo Tobino, mi sembra che riguardi in gran parte la storia italiana. Io penso che Tobino ci insegni quello che dovrebbe essere il vero scrittore, lo scrittore che deve guardare dentro il suo maestro interiore. Non puoi seguire soltanto un istinto documentario, ma devi affidarti al daimon, per così dire, a quello che sta dentro di te. Se penso ad Alda Merini, se penso diciamo a certi scrittori del Novecento, capisco che la lezione di Mario Tobino non è passata invano. Devo dire che io stesso, nel momento in cui scrissi Bandiera Bianca, che è un romanzo ambientato in un ospedale psichiatrico, ebbi presente dentro di me la memoria delle Libere Donne di Magliano, soprattutto il gesto stilistico, perché questo non dovremmo mai dimenticarlo. C'è uno stile che è connaturato all'opera di Tobino. Proprio la sua pronuncia, il suo respiro espressivo, è quello che, secondo me, Mario Tobino lascia alla letteratura venuta poi dopo. Come Fondazione Tobino abbiamo un grande progetto per fare del manicomio un grande museo. Ridarebbe vita a questo luogo e ci permetterebbe anche di poter svolgere un lavoro verso il futuro della malattia mentale, perché attraverso la conoscenza del passato noi possiamo migliorarci e andare verso un nuovo tipo di cura. Tobino è stato un autore assolutamente atipico nella letteratura italiana del Novecento. Credo che oggi sarebbe importante leggerlo da tanti punti di vista. Ci illumina su dei dati storici con cui oggi forse sarebbe il caso di fare ancora i conti, no? Del resto nel deserto della Libia, no? Più che le vicende belliche, no? è in causa proprio l'assurdità della costruzione militare, no? E c'è il famoso tenente Pilli, no? Che l'immagine estrema, no? Di questa deformazione, e comica anche, di questa deformazione della vita militare, no? Ecco, e in fondo Tobino ci fa vedere tanti aspetti delle vicende che sono state vissute nel Novecento, però forse la più grande lezione della sua opera è questo senso della concretezza vitale. No? Come diceva il vecchio De Santis, metteteci la vita. La vita in tutte le sue sfumature, l'umanità dei sofferenti, l'esperienza della guerra e quella dell'antifascismo, l'iperbole e l'unicità della follia, di ogni follia, sono la materia viva che dà corpo alle storie raccontate da Mario Tobino, scrittore molto amato dal cinema. Sono addirittura due i film che si ispirano al suo Deserto della Libia. Le rose del deserto di Mario Monicelli, che esce nel 2006, e Scemo di guerra di Dino Risi, nelle sale nel 1985.
Tobino ha avuto una buona fortuna cinematografica tra gli anni 70 e gli anni 80. Penso a Per le antiche scale del 1975 di Mauro Bolognini, che aveva Marcello Mastroianni come protagonista, che racconta un po' il problema di uno psichiatra negli anni 30 del Novecento, i suoi dissidi interiori anche rispetto alla sua disciplina. Poi ci sono stati Monicelli e Risi, che sono i due capisaldi della commedia all'italiana, assieme a Steno e a Comencini, che hanno tratto tutti e due film molto diversi dallo stesso libro, Il deserto della Libia. No, signor tenente! Michelini Osvaldo, presente! Scemo di guerra di Dino Risi, uscito nel 1985, è interpretato da Beppe Grillo e da un altro comico, Coluche. C'è niente per il capitano Scarpilli? No, signor capitano. Vediamo che qui Dino Risi mette insieme due comici, i due caratteri, le due maschere si confrontano. È un Dino Risi diverso da quello che conosciamo, quello molto amaro della commedia all'italiana. Se Comencini aveva un lato diciamo più partecipe, più umano, anche con un lato cattolico molto caldo, Risi invece raffreddava tutto. Aveva fatto la resistenza, era stato esiliato in Svizzera e guardava all'italiano medio con più freddezza le caratteristiche della nostra nazionalità, ovvero essere mammoni, essere un po' vigliacchi, ma essere anche pieni di cuore. Dino Risi raggiungerà il suo massimo livello con I mostri negli anni 60 e poi pian piano la sua commedia all'italiana, che è stata esemplare, precipiterà. E infatti questo Marcello Lupi non è altro che una maschera vecchia ma molto più stanca rispetto al momento in cui si proponeva un identikit ferocissimo e al curaro degli italiani. Un film che ha dei momenti di grande malinconia, dei momenti anche di ispirazione, non tanto paesaggistica, perché è limitato a un deserto di cui non si vede, non si capisce in realtà il paese, però si intravede quella che è l'atmosfera asfittica della guerra, del fascismo, di chi non prende mai decisioni. Un film finale quanto quello di Monicelli, Le rose del deserto, sempre tratto dallo stesso libro, che non è stato appunto uno dei film migliori di un grande esponente della commedia all'italiana. Era Pilli, Oscar Pilli. Era sadico, maniaco, era frenastenico, aveva la fuga delle idee, la smania dell'inconsulto. Era simpatico, era felice, era geniale, era istintivo, era ladro. Aveva degli spettri che lo perseguivano, era un puttino con gli occhi celesti, era un toscano corrotto, aveva il fisico forte, era avaro, non sapeva riflettere, non poteva pensare, non sapeva la morale, non conosceva l'amore, non aveva amici, non aveva cuore, era infantile, si dimenticava e aveva una memoria di ferro che non era sua, che non era sua. Era un toscano, un antico toscano, un cattolico toscano. Lui non pensava, non rifletteva, non poteva, non amava. L'amore è pensiero, la vita amore. Gli uomini sono fratelli. Pilli era vigliacco. Pilli era un vigliacco. Non sapeva, non conosceva. Era un idiota. Era un sadico. Sapeva la lingua italiana. Era un toscano. Era un corrotto toscano. Aveva il fisico forte. Non conobbe mai la tristezza. Sempre fuggiva, le sue immagini fuggivano, idee fuggivano, esse non erano sue. Pilli era pazzo, tutti potevano accorgersene, era effettivo, era di carriera, sapeva il regolamento, non amava, non aveva cuore. Pilli era toscano, Pilli era pazzo, i colonnelli se ne potevano accorgere, Pilli non comprendeva, non amava, non si fermava a riflettere, Pilli era Pilli, Oscar Pilli. Corrotto toscano, toscano corrotto, marcito cattolico.